come sempre in silenzio e in grande operatività, di risolvere il problema metropolitano. Dopo 20 anni è stato inaugurato questa mattina a Nocera Superiore il mercato settimanale. C'era lì per noi Anna Cicalese. Tra pochi minuti avverrà il taglio del nastro al tanto aspettato mercato settimanale di Nocera Superiore. Intanto aspettiamo il sindaco e poi diamo il via a questo mercato che erano circa 30 anni che i cittadini di Nocera Superiore aspettavano. Sommesso, dobbiamo inaugurare oggi il mercato. Un pensiero va alla famiglia di questo ragazzo e a tutti i suoi compagni, soprattutto va alla madre e al fratello. Questa è una realtà importante, voglio dirle. Abbiamo dovuto aspettare 1 anno e mezzo tra pratiche burocratiche e il contrario, per cui la burocrazia italiana ce la perderemo, ma mi pare che la cosa stia riscuotendo consensi importanti. Ci voleva, va bene così, ma al di là di questo poniamo fine anche a delle polemiche, lo sconto a questi qua. Chiaramente rispetto a quelli a posto fisso questi pagano ancora di più, per cui togliamo di luogo, di mezzo questo luogo comune e diciamo a queste persone che se vanno a valutare quello che loro pagano in un anno, li risponderò con una lettera per iscritto, ma credo che questo settore vada incentivato, anche perché questa è un'area splendida che ha avuto i complimenti da parte degli operatori e mi pare che anche i cittadini siano contenti. Sindaco, appunto un'area splendida a livello logistico, in effetti è anche perfetta, perché si può dire che lo dimostra anche l'affluenza di persone arrivate oggi. Certo l'attesa è stata lunga, quindi c'è anche un po' di curiosità da parte delle persone, però in effetti il successo c'è stato. Ma queste sono le cose che danno anche un senso compiuto alle attività che si mettono in essere sul piano amministrativo. Ci dispiace di aver dovuto aspettare tanto, però alla fine siamo contenti perché quest'area si presta non solo per questa giornata del giovedì, ma probabilmente potrà diventare anche un'area per fare i mercatini tipici serali, altre cose, perché metteremo anche i fari, per cui voglio dire adesso in questo istante, in questo momento, godiamoci l'apertura e speriamo che questo vada sempre meglio. Perché l'organizzazione è stata perfetta. Parli un po' dell'organizzazione. Abbiamo dato 2 buste per la spazzatura ad ogni basacca per tenere pulito, se no altrimenti gli facciamo il verbale. È giusta questa cosa. Poi abbiamo predisposto i bidoncini per la raccolta dei rifiuti, il mercato si chiude all'1, dopo l'1 organizzeremo la pulizia e questo certo. È tutto. Questo però è voglio dire, insomma, è anche un bel momento di festa per la città di Nocera Superiore. Tra poco ci sarà il taglio del nastro, sì. E ci saremo tutti, sì. Veramente complimenti per grazie tutta l'organizzazione e mi raccomando, invitiamo anche i cittadini dei paesi limitrofi, sì, a venire a trovarci al mercato a Nocera Superiore, sì, detto con orgoglio. Giustamente, grazie. Buongiorno, e allora in bocca al lupo ovviamente per l'inizio, sì, del mercato a Nocera Superiore. Intanto sta consigliando i calzini a questa bella signora, siamo contenti? Sì, contentissimo. A livello logistico ha fatto un bel servizio. Ha fatto un bel servizio, a livello logistico come siamo messi? Oh, va bene. L'organizzazione è perfetta, dice che sono state consegnate qualche intoppo, qualcosa, però alla fine abbiamo risolto. È tipo che va quale intoppo, i parcheggi, che cosa, no? Tipo che io non avevo questo posto qua, mi hanno messo qua. Però sto contento lo stesso. Siete comodo lo stesso. Dice che hanno consegnato delle buste della per la spazzatura, io ho messo tutte le buste dietro al furgone a terra pulito. Finalmente è arrivato il momento di questo mercato. Ma da quanto tempo lo aspettavamo questo mercato? Direi più di 30 anni. 20 anni, 20 quanto anni. So. Io abito qua da 30 anni. Erano 30 anni che si annunciava questo mercato. Sì, e di conseguenza Mo arriva. Finalmente è arrivata l'ora. È una cosa bellissima che almeno dà la possibilità a noi di avere un mercato qua. E quindi...